Ciao a tutte! In questo tutorial voglio mostrarvi la mia ultima creazione, che è questo scialle all'uncinetto lavorato con la tecnica del pizzo di Bruges. Come vedete è formato da tante sezioni che salgono e scendono unite tra loro da degli archetti. È una lavorazione che di solito vedete nei centrini oppure nei pizzi realizzati in finissimi cotoni, quindi molto preziosi, però devo dire che anche fatto con un filato di lana non è niente male. Io ho lavorato questo scialle con un uncinetto 3,5 ed un filato adatto. Era una cake che passava da un colore all'altro senza eccessive sfumature, anzi potete vedere che qui si passa direttamente dal grigio scuro al bianco, però sarebbe molto bello lavorato con una cake sfumata. Dunque, quello che voglio mostrarvi è la forma dello scialle. In pratica abbiamo una parte superiore che è tutta della stessa misura, come vedete i pezzi si collegano sempre nello stesso archetto, nella stessa asoletta, mentre la parte inferiore inizia con un piccolo motivo e poi man mano aumenta in modo che pian piano si arrivi alla punta. Ecco, riuscite a vedere, invece di fermarsi all'ultima asola si aggiungono delle parti prima dell'archetto, e lavorando in questo modo, quindi sempre pari sopra e con dei punti in più, dei passaggi in più nella parte inferiore, si arriva ad avere la punta del nostro scialletto. Quando decidete che la punta sia abbastanza lunga per il vostro gusto, iniziate a diminuire sempre nella parte inferiore per tutti i punti che avete aumentato da questo lato, da quest'altro lo diminuiamo, e quindi la parte restante dello scialle inizia a decrescere fino a fermarci sulla punta con lo stesso numero di maglie con cui abbiamo iniziato. Ed ora vi faccio vedere come fare per lavorarlo. Allora, per il nostro tutorial utilizzo un filato leggermente più grande da lavorare con un uncinetto numero 4. Dobbiamo fare innanzitutto 10 catenelle per partire con il nostro lavoro. La prima asoletta non la chiudiamo, la lasciamo morbida così, perché andremo a lavorare anche dentro di essa. Quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora creiamo la nostra prima asola, che è formata da 6 catenelle, e andiamo a lavorare 4 maglie alte partendo dalla settima, dall'uncinetto. Quindi
Facciamo la prima maglia alta, la seconda, la terza, e la quarta nello spazio iniziale con cui abbiamo iniziato le catenelle. Ecco qua. Adesso possiamo stringere leggermente. Dunque, questa è l'inizio della nostra spighetta, perché la parte lavorata tutta a maglia alta viene chiamata così nella lavorazione del pizzo di Bruges. Io volevo dirvi, non è che io sia un'esperta in questa lavorazione, però ho inserito nel mio blog un post in cui viene spiegata proprio come si lavora questo pizzo, e se andrete a leggere nella info box troverete il link al post. Dunque, ritornando a noi, abbiamo le nostre quattro maglie alte e la nostra asoletta laterale. Per passare al giro successivo lavoriamo nuovamente 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo il lavoro e facciamo 4 maglie alte sulle 4 del giro precedente, partendo proprio subito dalla prima. Queste 6 catenelle non sostituiscono nessuna maglia alta iniziale, ma devono proprio creare le asole sia da un lato che dall'altro della nostra spighetta. Quindi subito una maglia alta su quella sottostante e ne lavoriamo 4. Ecco qua. Ora, seguendo l'inizio dello scialle, noi abbiamo fatto, come potete vedere, la prima, ecco, vediamolo dal verso giusto, la base che è questa, una seconda fascetta, ora facciamo la terza sempre ripetendo le 6 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo 4 maglie alte, ogni maglia alta sopra quella del giro precedente. Quindi abbiamo la prima, la seconda, la terza e continuiamo con la quarta. Quindi dovremmo avere 2 asolette verso l'esterno. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo e di nuovo 4 maglie alte.
Ecco qua, abbiamo due asole per lato. A questo punto iniziamo a fare il nostro archetto in questa maniera. Facciamo sempre 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Voltiamo il lavoro. In questo modo avremo queste due asole con la parte iniziale verso l'interno. Vedete? Questo è l'esterno. Ora che iniziamo a fare l'archetto, praticamente cominciamo a lavorare l'interno del pizzo, in quanto dobbiamo fare questo archetto. Concentriamoci adesso sul lavoro. Abbiamo fatto le nostre 6 catenelle. A questo punto non faremo la maglia alta, ma proprio per avere questo archetto che si stringe al centro e rimane largo all'esterno, lavoreremo delle maglie in modo che si formi un'inclinazione. Quindi, sulla prima maglia alta che abbiamo, lavoriamo una maglia bassa. E vedete che l'archetto si stringe. Sulla seconda maglia alta lavoriamo mezza maglia alta. In questo modo. Gli ultimi due punti saranno due maglie alte. Una e due. Quindi vedete già il nostro, diciamo, triangolino. Partiamo dalla maglia bassa, mezza maglia alta, una maglia alta, una maglia alta. Continuiamo a lavorare con 6 catenelle. Voltiamo il lavoro. Facciamo le stesse maglie che abbiamo già fatto nel giro precedente all'incontrario. Quindi 2 maglie alte, mezza maglia alta, e una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante. Di nuovo 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e voltiamo il lavoro. Torniamo a ripetere. Una maglia bassa, mezza maglia alta, due maglie alte. Sei catenelle. E voltiamo il lavoro. Nuovamente, due maglie alte. Mezza maglia alta. Una maglia bassa. Vedete, all'esterno si sono formati due archetti e due ne abbiamo all'interno però schiacciati. Passiamo al giro successivo con 6 catenelle. Voltiamo il lavoro, facciamo nuovamente la nostra maglia bassa, mezza maglia alta e due maglie alte.
6 catenelle, 6 catenelle. Voltiamo e ripetiamo nuovamente. 2 maglie alte, 1 mezza maglia alta e 1 maglia bassa. A questo punto abbiamo 3 asole esterne e 3 interne. Dobbiamo fare la quarta asola per concludere il nostro archetto e faremo in questa maniera. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ora passiamo l'uncinetto sotto i 3 archetti che abbiamo fatto con le 6 catenelle in questa maniera. Il primo, il secondo, il terzo, prendiamo il filo, lo passiamo sotto i 3 archetti e facciamo una maglia bassa. Ora lavoriamo le 3 catenelle, le mancanti dell'ultimo archettino centrale interno, quindi 1, 2 e 3, voltiamo il lavoro e torniamo a ripetere per l'ultima volta la nostra sequenza, quindi una maglia bassa, mezza maglia alta, e 2 maglie alte. Ecco qua, in pratica abbiamo terminato l'arco del nostro modello. A questo punto iniziamo di nuovo a lavorare la spighetta, ossia la parte formata dalle 4 maglie alte e dalla soletta fatta con le 6 catenelle. Quindi per voltare il lavoro facciamo le nostre solite 6 catenelle, voltiamo e lavoriamo 4 maglie alte sulle 4 maglie del giro precedente. 1, 2, 3 e 4. Vedete come rimane il lavoro? Abbiamo la spighetta iniziale, il nostro archetto, iniziamo la seconda parte, ma dobbiamo fare questo lavoro. E quindi, dopo l'archetto, andare ad unire la spighetta, la nuova spighetta, con quella precedente. Niente di più semplice, non dobbiamo far altro che lavorare, in questo caso, 3 catenelle, 1, 2 e 3, avvicinare la parte di sinistra a quella nuova. Abbiamo subito la soletta corrispondente, quindi facciamo una maglia bassa passando al suo interno e unendola alle 3 catenelle che stiamo facendo dalla parte a destra. Lavoriamo di nuovo 3 catenelle in modo da avere la nostra asola completa. Voltiamo il lavoro e facciamo le nostre 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. In questo modo abbiamo agganciato la spighetta precedente
a questa nuova. Continuiamo facendo 6 catenelle. Voltiamo 4 maglie alte. E andiamo di nuovo a collegarci con 3 catenelle, passiamo all'interno dell'asola a fianco, tiriamo fuori il filo e facciamo una maglia bassissima. Di nuovo 3 catenelle, ora voltiamo e facciamo le nostre 4 maglie alte. Ecco qua, una volta che abbiamo collegato le asolette, ci troviamo ad aver terminato la prima parte, la partenza dello scialle. Visto che dobbiamo aumentare quindi ogni volta da questo lato la larghezza del motivo, praticamente lavoriamo 2 asole in più, considerando che ogni asola in pratica si viene fuori lavorando 2 passaggi. Quindi facciamo per 4 volte i nostri passaggi di 4 maglie alte più 6 catenelle. Andiamo col primo. Voltiamo e facciamo le nostre 4 maglie alte. Sei catenelle. Voltiamo. E di nuovo 4 maglie alte. Ecco, vedete, abbiamo la prima asoletta. Adesso facciamo altri due passaggi per avere l'altra asola. Quindi 6 catenelle, voltiamo, 4 maglie alte. Sei catenelle, voltiamo, 4 maglie alte di nuovo.
Ed ecco il nostro aumento. Abbiamo fatto due asole in più sull'esterno della nuova spighetta. A questo punto non ci resta che iniziare a lavorare il nostro arco, come abbiamo fatto con il primo. Quindi andiamo subito a fare le nostre 6 catenelle. E questo, mi raccomando, verso sinistra, perché questo è il primo. Saliamo e facciamo la curva a sinistra. Quindi le nostre 6 catenelle, voltiamo il lavoro e ricominciamo con le nostre maglie a crescere. Questo è il nostro primo spicchio. Continuiamo con le 6 catenelle, voltiamo, 2 maglie alte, mezza maglia alta, maglia bassa, e continuiamo così fino ad avere tutto il nostro archetto seguendo le indicazioni che vi ho dato prima. Ho completato l'archetto ed ora iniziamo di nuovo la lavorazione della nostra spighetta, facendo le nostre 6 catenelle e 4 maglie alte, voltando il lavoro. Facciamo 3 catenelle. Con una maglia bassissima agganciamo l'asola al lato, di nuovo 3 catenelle, voltiamo e facciamo le nostre 4 maglie alte. Continuiamo fino ad agganciare l'ultima asola prima delle 3 dell'archetto. Ecco qua, sono arrivata all'ultima asola utile per chiudere. Facciamo le 3 catenelle, la maglia bassissima per agganciare, di nuovo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e facciamo le nostre solite 4 maglie alte. A questo punto dobbiamo fare nuovamente un arco. Come potete vedere, siamo arrivate ad agganciare quest'ultima asola prima delle 3 che rimangono libere dell'archetto. Questa sarà
la nostra parte superiore dello scialle, dove non ci saranno aumenti di sorta, quindi ci fermeremo sempre a questa altezza, a quest'ultima asola prima di quelle dell'arco, che rimarranno libere, e partiremo con un nuovo arco lavorando le 6 catenelle e ripetendo tutta la sequenza di piccoli spicchi fino al suo completamento. Terminato il nostro arco, possiamo riprendere con la spighetta e con l'unione delle asoline. Allora, ripetiamo, mentre da questo lato andremo sempre pari con l'ultima asola utile, da quello dal lato opposto, salendo, agganceremo sempre quest'ultima asola, però faremo degli aumenti che possono essere di un'asola o di due asole a seconda di come preferite. Mi raccomando, questa volta vi consiglio vivamente di andare a visitare il post che ho realizzato nel mio blog Lo Spazio di Lilla, perché ho fatto delle foto che potrete ingrandire e quindi riuscire a vedere meglio, che se proprio volete seguire questo modello riuscirete a vedere le quantità di passaggi fatte per ogni sezione. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguita, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo tutorial. Un saluto e buon lavoro da Lilla.